Marciane, oggi con noi un ospite d'eccezione. Grande amico, un amico fraterno, ci conosciamo da oltre un ventennio, e un personaggio trasversale. Si chiama Gerry Fezza. Ciao Sandro, ciao ragazzi. Salerno ti vuole tanto bene, ma tanto, tanto, tanto. Gerry, da circa 2 anni, si è trasformato da operatore del mondo dello spettacolo, da road, da creativo, da personaggio trasversale, a fotografo. Sì, in effetti è così. Diciamo che anche da director di una testata giornalistica, anzi più di una, da magazine di Moira a Croccodilli. Sì, ma quello è il creativo, dove tu dai lo spunto. Sì. Che differenza c'è, Gerry, tra dire a un fotografo quello che deve e fare quello che oggi fai tu, scattare l'attimo fuggente? E prima faccio fatica a far comprendere a un... quando chiedevo qualcosa e lo chiedevo a un fotografo, prima che comprendesse quello che volevo da quella persona, da quella situazione, era già sfumato quel momento, cioè già era svanito, cioè quell'essenza, quella materia, il tempo che si impostava, tutto il resto diventava, si affievolava, ecco, perdeva quell'aspetto magnetico. Oggi niente, quando intravedo un momento, come si può fare? Un esempio, io vado spesso allo stadio a Salerno e attraverso gli sguardi delle persone, perciò stiamo avendo un momento diretto del live, attraverso lo sguardo delle persone riesco a farci vedere la partita, cioè le loro emotività, i loro slanci, le loro amarezze, gioie. Trasmetti il loro stato. Io, quei momenti là sono attimi, sono frazioni, che però se si riescono a cogliere ti danno tanto. Tutto è iniziato 2 anni e mezzo fa, sì, circa, con una tua full immersion nel centro storico di Salerno. Sì, in effetti c'è stato 2 anni e mezzo fa, entrai al centro storico di Salerno e devo dire trovai un aspetto che oggi si sta perdendo, un aspetto familiare, un aspetto di aggregazione, di protezione uno all'altro. E non è che non succedano anche delle discussioni, però dopo un poco finisce tutto e sono più uniti di prima. Cioè, quella è la cosa incredibile, che il centro storico, in questo caso di Salerno, ma come tutti gli altri centri storici, c'è una sorta di grande famiglia, un nucleo che fa impressione, e devo dire sono coesi in ogni cosa. Questo è l'aspetto bello che conserva il centro storico, in questo caso parliamo di Salerno. Però c'è qualcosa di più. Io ho dei ricordi d'infanzia, sono arrivato a Salerno nel 1971 ed è stato per me un impatto molto forte quello del centro storico, avendo abitato per diversi anni alla Madonna delle Grazie, e mi facevo il percorso da Canalone, quindi dalla Madonna delle Grazie, per tutto il centro storico interno fino alle Fornelle, per poi arrivare al Palazzo di Città, al Comune. Qui c'è una piccola magia, perché il centro storico che io ricordavo era un centro storico esattamente identico con quel centro storico che tu riesci a fotografare. Cioè, allora, la fontana io me la ricordo 40 anni fa, poi c'è stato un vuoto completo, non c'era più nessuno, tu hai riportato la vita. Cioè, hai fatto uscire dalle mura del centro storico come dei fantasmi, scusa, ma proprio... Cioè, perché sono le stesse persone, le stesse facce, gli stessi anziani, le stesse bellezze, perché gli abitanti del centro storico sono belli. Hanno dei caratteri molto sarmatici, molto forti, molto precisi. Sì, hanno carisma, hanno una forza anche... C'è anche da dire che, diciamo, il centro storico, la maggior parte delle persone che vivono nel centro storico sono persone che, diciamo, in un certo senso
sono presenti ogni giorno alla famiglia, alle responsabilità, però combattono, c'è una forza, c'è un forte... Tu sei riuscito a tirar fuori quelle signore che sembrano rimaste ferme nel tempo. Sì, ma diciamo che riesco anche a raccogliere quelli stati. La mamma della figlia della madre, i bambini, gli scugnizzi, io non vedevo più scugnizzi da una eternità, eppure vengono fuori questi ragazzini cocomeni. Io mi ricordo una foto estiva di anni fa, questi bambini, un bambino e una bambina col cocomero, simbolo di gioia Italia, i due ragazzi che si guardano, questi occhi profondi, questa bellezza da cinema paradiso. C'è Ciaccarella che vanno a usare i fiori del cinghialese che arriva, questi fiori, le rose, bellissimo. E lei che si avvicina e va ad annusare queste rose. E io da lontano, avendo la fortuna di avere un obiettivo potente, ho colto questo momento dove lei ha messo il suo viso sulle queste rose e c'è una foto che è meravigliosa, che è quella delle rose. Poi un altro aspetto molto sociale del centro storico, perché il centro storico è diffidente, non si fida, guarda, non si fa fotografare, ma tu sei riuscito a fotografare tutti, no, ma devo... anzi, non credo che ci sia nessuno che non abbia ricevuto da te una carezza di fotografia. Sì, no, devo dire che questo è vero. Qualche giorno fa Gaetano Cirilli, del centro storico, e anche un cultore, un archivio storico di fotografie e di cose, mi ha detto: guarda Gerico, se tu sei entrato al centro storico, cosa abbiamo guardato, abbiamo osservato? Che noi siamo curiosi, cioè siamo curiosi di quello, sì, di questa persona che qua alla fine, sai, ma si vede che entri da fuori e arrivi dentro, e non con sfrontatezza, che poi alla fine il mio modo di essere è di voi con quella tranquillità, quella serenità, chiaro che doveva sbattere, però lui mi ha detto una cosa molto incredibile: ma mi ha guardato perché io sono curioso, lui mi ha guardato, mi ha osservato e ci incuriosiva questo tuo modo di fare, di entrare, fascino, di andare avanti. L'hai conquistati tutti, l'hai conquistati tutti al punto tale che io non so quanti caffè mi hai preso al centro storico. Cioè, sono obbligato a declinare molti inviti a pranzo, devo dire la verità. Ne sono orgoglioso di questo, perché vuol dire essere nello spirito di ogni famiglia. Veramente, quando vado al centro storico e fumo neanche un sigaro, mi accomodo su una panchina, anche se senti i richiami, l'eco della voce, il cesto che si abbassa, il famoso panaro, ancora ci sono i panari, la maglietta di un certo tipo, e sei una dimensione. C'è una dimensione che oggi, diciamo, la contaminazione della televisione che cerca di farti di tutto quello che è il fashion, le cose, ci sono anche realtà che vivono con grande dignità, quella è la cosa bella. È arrivata l'estate, e con l'estate arriva la tradizione del torneo di calcio alla spiaggia Santa Teresa. Sì. E lì ci siamo ritrovati tutti gli abitanti del centro storico a piedi scalzi, calciatori. Uomini bellissimi, persone straordinarie, umane, ma anche aggressive, sembra una lotta. Guarda, la lotta di tutti, sai, con gladiatori, tu li hai chiamati gladiatori, incredibile. E quindi tu sei riuscito a vederli anche da un punto di vista agonistico e sportivo. Sì, sì, no, quindi li hai visti sulle strade, li hai visti nel giro, li ho visti nel carattere, perché io alla fine, quando mi trovo in tante circostanze, fortunatamente, scopro anche le loro sensibilità, la loro forza quando si spingono in alcune attività. Io poi fortunatamente ho anche una lettura interiore della vita, che cioè, le esperienze sono tante, tu mi conosci. Certo. Abbiamo fatto tante cose insieme in passato e le esperienze non mancano. La mia fortuna e la mia volontà è anche quella di stimolare più rapporti con le persone. Io lo sembra che cerchi tanti amici, non so perché. Forse beh, anche perché sta un momento di grande solitudine, soprattutto dalla tua infanzia. Sì, quella in effetti. Forse quella è dovuta, io sono alla continua. Insomma, oggi ho tanti amici che veramente. Sì, no, ma io credo che sia possibile attraversare
la città con te, non essere fermati in quantomeno 15 volte se ci va bene. A Diego De Maio, vediamo, ha lasciato, a un certo punto mi ha lasciato. Il nostro caro Diego De Maio, a un certo punto c'è stato un gruppo di amici ultras che si è trovato in un momento sbagliato, che ci siamo visti, il caffè, la cosa, Adriano era così, più di dice, che sta succedendo? Però poi tu, pur rimanendo fedele al centro storico, hai incominciato a uscire dal centro storico, sei arrivato al porto, sei arrivato nei quartieri, hai fotografato quella bellissima imbarcazione dei migranti, quella foto che ti ha permesso anche di vincere un premio importante, sì, ma soprattutto ha fatto vedere la tua spiritualità, il tuo rispetto. Sì, perché la cosa incredibile di quella foto è stata che la maggior parte dei fotografi che c'erano lì sulla banchina correvano avanti, davanti sotto la barca, sotto questo Aquarius, e fotografavano, cercavano di fare delle foto un po', sai, quelle che potevano rubare. Io non sono entrato dentro al porto, sono rimasto fuori. E la foto che ho potuto scattare è stata quella con questa rete e la nave lì. Per poi intitolare questa foto Odissea, che mi ha permesso più volte di essere stato apprezzato per questo tipo di fotografia. Che poi alla fine ho raccolto tutto dietro quella rete, la nave, i migranti, il fatto che trovassero sbocchi. Poi ti ha richiamato il centro storico, il Teatro dei Barbuti, hanno presentato la tua prima personale. E lì è stato ancora più emozionante, perché hai affisso le tue foto nei muri del centro storico. Nei muri della strada del centro storico, in un vicoletto, con tutte le lampadine attaccate a un filo, come se fosse la poesia degli anni passati. Era qualcosa di magico. Infatti in qualche video e delle foto ce le ho. Devo dire che una sera feci un video, sì, che era dopo mezzanotte e questo video lo pubblicai in rete, ma fu meraviglioso. Beh, ormai la rete penso che sia la tua seconda casa, perché ogni giorno sono migliaia e migliaia le persone che ti seguono, non ultima, ma lo dirò fra poco. Io tendo sempre. L'ultima esperienza che hai avuto domenica scorsa. Io rispondo sempre a tutti. Io ho tanti amici che mi scrivono, tante persone che mi veramente fanno sentire bene. Guarda, questo mi ha dato la possibilità di stimolare la mia persona. Perché ci sono delle fasi nella vita che sono alte, oscena, no? Quando ho toccato questa macchina fotografica, ho aperto questo cassetto, che in effetti non lo aprivo da tanto tempo, e mi sono detto perché no. E devo dirti che mi è dato, ho rigenerato la mia pelle. Sei riuscito anche a fare foto difficili, importanti, di prendere la Ferrari a Milano. Sì. Tanta esperienza. Hai incontrato uno dei più grandi fotografi italiani, Grittini. Grittini, che a un certo punto ti guarda negli occhi quasi come sfida, e ad un certo punto fu una prefizione, che poi tu l'hai superato in pochissimo tempo, una storia, ma superato se non altro per la forma di attualità che tu vivi, cioè tu sei in prima linea. Io scendo, non si vive nel ritorno, io non giovane, cioè l'hai superato nel senso Grittini, grande fotografo, comico, fotografo della Merini, grandissima scrittrice del secolo, e lui poi a un certo punto vive nel ricordo. Tu vivi ogni giorno tua discesa in campo. Io ogni giorno faccio una foto, cerco un personaggio di Salerno, cerco un personaggio di un altro territorio. Io a volte scendo con la macchina fotografica, c'è stato un giorno d'estate, mi sono sceso giù al porto di Salerno per fotografare un ragazzo che fa il parcheggiatore. Faceva caldo, lui era sudato così, però mi fece un sorriso così bello, mi disse: guarda, ti voglio fare una fotografia, posso farti una fotografia? A me? E così a te. Si aspettava. Sì, perché poi è chiaro che uno arriva, è chiaro, io gestisco delle attrezzature professionali, delle cose, è chiaro che uno dice a me. Non me lo posso permettere. Sto sotto al sole, sto potendo questa immagine, cioè questo viene qua con le sue cose e mi vuole fare una foto. Cioè,
è anche spiazzante in un certo aspetto, certo. Però mi piace questo. Io a volte scendo di casa quando non mi manca un pezzo di fotografia e me la vado a cercare, ma vado in qualsiasi rione, da Rione Petrosino, dalla zona orientale, al centro storico. Vai a Roma, in Viale Mazzini. Vado a Roma, in Viale Mazzini. Per fotografare il cavallo. Sul cavallo ci troviamo Adriano De Maio. Ah, che bello. In questo ufficio ovale dove tu riesci in una sola foto a fare tutta la sua storia. Ho fatto una foto in questo, chiaro, anche ti permette anche l'attrezzatura di fare una foto come se fosse una bolla, tutto l'ufficio che si vede. E quella foto fu straordinaria. Poi te ne vai agli studi della Sederai di Napoli a fare Alessandro Greco. Sì. Mi vai a trovare la signora Pellegrino nell'hotel dove fa l'ultimo programma della prima serata di Rai 1. Improvvisamente. Insomma, dei bambini d'arte. Improvvisamente mi trovo giù in Puglia a fotografare Riu, il grande gorilla che sta, l'unico gorilla in Italia che tu già conoscevi. Già conoscevo da piccolo. Ti ritrovi a Milano, ti ritrovi al Duomo, ti ritrovi da McDonald's, ti ritrovi da Starbucks, ti ritrovi dappertutto. In due anni avrai fatto 100.000 foto. Tanta roba. Possibile secondo te? Non lo so, però ho tanti. Io ho fatto un calcolo, hai collaborato con il nostro giornale per due anni, WP Channel. 52 settimane all'anno sono 104 settimane, più o meno settimana più, settimana meno. A 4 foto a settimana, se sono 4, se va bene, no, scelte su 400, quelle che so, insomma, hai fatto solo per noi 4.000 foto. Tu immagina tutta questa tua storia. Devo dire che è un patrimonio fotografico. La Salernitana l'hai fotografata, la tifoseria Salernitana. Ragazzi! Lui non è un fotografo che fotografa delle panchine della, della squadra, lui fotografa dagli ultras. Sei l'unico che va da una parte all'altra delle tribune, ragazzi, ma come fai? No, infatti ci fu bella una... Ti sdoppi! Una riflessione di un tifoso, perché poi ha finito di pubblicare le foto insieme a un'emittente televisiva di Salerno. E c'è stato un ragazzo che osservò una cosa, che c'era una sequenza di fotografie che... Prima che sta una fotografia scattata da sopra i distinti, poi da sotto, qua sta scattata una foto che si vede da dentro la curva, da sotto al tamburo, che secondo me. Ma quanti siete? E poi l'altro in tribuna. Cioè, a quanti ne siete collaborati? C'è di mezza studio, uno dice magari. No, io quello che. Collaboratore su 4-5. No, quello che mi caratterizza è la grande volontà che ho di fare. Di spingermi, ma perché mi piace, ragazzi, amici degli spettatori, voi dovete sapere che domenica ero ad Accumoli, Illica, ero in visita da Matrice, ad un certo punto finisce un convegno sui comuni terremotati e arriva sul cellulare un'immagine, era la festa di San Matteo, e la festa di San Matteo è come tradizione il 21 di settembre festeggiamo il Santo Matteo e tutti i santi della processione San Giuseppe. A un certo punto mi viene un'illuminazione e vedo al centro della processione c'erano i portantini e c'era Jerry Fezza, prima linea, sì, prima volta, prima linea. C'è gente che ha 30 anni per fare questo, è una cosa straordinaria. Devo dire che per me è stato un grande onore questo. Ed è stata un'attestazione, un attestato di stima da parte degli amici, del popolo, di tutti quelli che mi conoscono, che mi hanno mangiato questa cosa che mi ha lasciato, che ancora oggi... Ti emoziona. Ti emoziona appunto tale, sì, che sentendo le critiche del popolo mi dicevano è come se l'avessimo portato noi. Cioè Jerry ha portato il santo per noi, era uno di noi. E io mi sono... Io devo essere già quando mi hanno invitato in mezzo a loro a portare quella paranza, come viene intitolata, come viene chiamata, insieme a questi alfieri, che comunque sono gli alfieri dei santi che rappresentano la terra, e sentirmi parte di loro. Quando sono stato, quando mi sono avvicinato, io ho sentito un'energia di là, un'energia forza, no? Ma ti rendi conto che c'ha 30 kg di macchine addosso? Sì, avevo detto. Cioè, questo non solo il santo, ma addirittura tieni anche, non tieni scollato le tue macchine. No, detto, presto, stavi lavorando. Sì, perché poi alla fine, certo, si vede anche la documentazione
fotografato, devo dire, sono stato anche onorato di portare il santo Giuseppe. È stato bellissimo, e mi emoziona ancora in questo momento pensarlo, cioè quel momento là per me resta indelebile. E tra l'altro devo dire che ho fotografato, mi hanno fatto portare il santo ed è stato bellissimo, e sono riuscito anche a fare delle immagini per quanto riguarda... Ah beh, la scalata, la salita è un'immagine inedita, oltre ad avere appunto migliaia di visualizzazioni, ormai superato ogni limite, è virale, è un video virale, perché c'è la scalinata dell'ingresso del Duomo di Salerno. Loro la prendono di corsa, ed era impossibile riprenderli perché gli sarebbero venuti addosso. Lui ha trovato un punto straordinario, tra un vescovo e l'altro. No, mi sono messo dietro al vescovo, mi sono calato dietro al vescovo, e ho messo la fotocamera così, ho fatto riprese dall'ultimo gradino che guardava giù. Che il vescovo si è girato, ma guardate, ma chi se ne sta a fare? E non potevano neanche stare in quella posizione, perché in effetti quando salivano i ragazzi, quelli travolgevano, perché comunque arrivavano da una scalinata che non è facile, con 8 tonnellate addosso, portarla sopra, tutto insieme, devo dire che è stato molto... Ma è stato un auspicio, perché io mi ricordo l'anno scorso, in questa amalfitana, eri a Maioni, e nel venire col motorino in costiera tu avevi beccato un'altra processione. Sì, ma fummo bloccati a Giù Vitri, perché c'era Maioni, dove veniva a Maioni per questa per una cosa di moda. Sì, era sinfonia d'autore. La cosa straordinaria è che ci fermavano i vigili giù alla discesa di Vitri, la parte di sopra, e non potevamo passare. Io ho detto, quando ho visto stare la processione, ho tirato fuori l'attrezzatore, mi sono fatto un po' di foto, 4 scatti, sa? Sono uscite delle foto meravigliose. Poi senti che avevi in ginocchio, quelli di Geppetto, il uniforme, il pennacchio. Ah, una cosa incredibile. Quella è una foto. Sembrava un film. Devo dire che quella foto mi ha fatto un problema in mezzo col corone, perché un giorno mi arriva una telefonata da Roma, pronto, siamo i carabinieri del comando del nucleo di Roma, qua là. Che è successo? Ma qualcosa ho combinato. Noi siamo interessati alla vostra fotografia da mettere nel calendario. Vi prego, pigliatevela. Poi gli sai se l'hanno messa. Sì, so che è stata una delle pubblicazioni. Comunque. No, beh, voglio dire, Gerry, poi sei anche molto discreto, sei un gentleman educato. Ma ti è capitato, tra le tante cose, anche un matrimonio un po' strano che andrà in onda su Real Time? No, quello era un compleanno. Era un compleanno di 18 anni che è andato in onda. Tutto quanto è stata una bella cosa. Ecco. Devo dire che è stato un compleanno particolare, perché è stato fatto la sorrisa con Real Time. Personalmente, una gran bella cosa. Devo dire che è stato anche particolare il tutto, perché, ecco, vedi, qua si rientra nel territorio in modo diverso. Una festa di 18 anni dove sotto casa viene il ragazzo, il fidanzato, che gli fa la serenata con l'artista, poi si va a mangiare al ristorante. Beh, facciamo le 5 di mattina per un compleanno di 18 anni, 300 persone. 300 persone, una cosa che non si finiva più. Ma questa reale. Io sono tornato a casa che per quanto le voglio vedere le cose, è lo stesso. Veramente sono preso una pausa da riflessione, ho detto, forse sto sbagliando lavoro. Un'altra cosa molto bella che Gerry ha realizzato in questi ultimi mesi sono le copertine dei dischi, che non è facile. Fotografare i cantanti in un quadratino piccolissimo non è facile, anche lì tu prendi l'attimo, prendi il sentimento. Tu hai realizzato un fotoservizio a Napoli, a Castel dell'Ovo, a Francesco De Rosa. Una foto stupenda. Devo dire che quel giorno Francesco, un bravo artista, e il suo manager mi disse, stavamo lì a Castel dell'Ovo, insieme a Gerry qua, ci siamo già venuti qua, abbiamo fatto foto di questo, di tutte le salse. Dissi, se permette, vi faccio una foto e poi me ne vado, giusto per le cose. Solo che questo ragazzo in quel giorno aveva un brufolone un grosso brufolo. A che disse, facciamo una foto un po' diversa, un po' particolare. E lo misi spalle al Vesuvio, sul lungomare, bellissimo. E gli chiesi, mi fai una cortesia, ti respiri l'aria di Napoli. E lui fece un grande respiro, alzando il volto al cielo. Geniale.
col Vesuvio dietro, e questa è stata una foto magica. Ma questo è il manifesto ufficiale, è stato geniale. Quella fu, perciò dico, a volte è anche noi in base alla persona che abbiamo di fronte a noi, è anche stimolare. A me mi è capitato un ragazzino al centro storico, mi rideva, mi faceva, non riuscivo a fargli una foto, perché mi sfotteva una cosa o un'altra, perché a un certo punto ho detto, oh, pensa che perda la serenità, sai che ha fatto così quel tipo. Addirittura. È cambiata la sua espressione, certo. E in quel momento l'ho provocato, l'ho colpito, l'ho preso, cioè l'ho preso come lui reagisce. E allora tutto sta nel cogliere, nello spingere le persone a essere se stessi, anche a provocarle per far uscire una parte di sé. Certo. E l'ultimo tuo scatto, sempre al centro storico, Vincenzo Bracciante in arte Harry, figlio di un grande personaggio del porto di Salerno, che anche lì, dove l'hai portato, dove è nato suo nonno. Sì, è stato anche, lo sapevi nemmeno, è stato un caso. È stato un caso, è stato. Ma perché ha cambiato faccia, hai visto? Sì, devo dire che si è avvertito, ma io non sapevo nulla di lui, in effetti ci siamo sentiti. Lui riesce, amici di telespettatori Gerry, riesce a fotografare l'anima della persona ancora prima dello scatto fotografico e riesce a rendere questa persona morbida, vulnerabile, accettabile, vulnerabile. E anche più confidenziale. Sì, in effetti, sai cos'è? Che io, se devo fotografare una persona che io... Fotografare per me deve essere nella sua semplicità. Se devo fare una foto dove si impone una postura, per me già diventa, è come fare una foto e lavorarla con Photoshop. Diventa artefatto. Ma Photoshop ce l'hai in mente? Sì, io ce l'ho. Già l'ho fatto. Io già vedo le foto, quando faccio vedere una foto, già immagino in base alla persona, all'esigenza e cosa deve venire. Qual è la foto? Adesso devo fare un servizio fotografico. Mi ha chiamato una ragazza per fare una maternità, sai, le foto di maternità. E infatti mo ho pensato un po' di giorni, sto facendo l'idea perché voglio sempre cambiare. Sì, adesso si fa l'album anche della maternità. Voglio fare, a me piace più fare la parte artistica. E vorrei portare, voglio fare delle foto al Duomo tra i colonnati. Bello. Questa sua faccia. Bello. Mi piace tanto questa cosa. E questa foto avverrà tra poco. Sì, avverrà. La foto invece che hai fatto, sì. Quella che non so se sei il primo. Lo scatto medio, l'ultimo, uno scatto che non avresti mai immaginato. C'è la foto del cuore, la foto che veramente ti senti te stesso, allora, e ti dà il tuo portafoglio, il tuo biglietto d'amicizia. Ci sono delle foto che ci sono alcuni scatti che quando mi si ripropongono restano unici. Unici nel senso che mi hanno fermato in quell'istante, mi sono fermato per tutta la mia vita. È un fotogramma storico, è un film che tu rivedi. Tra l'altro, nelle attività salernitane, in alcuni siti commerciali di via Mercanti, alcuni ristoranti, eccetera, ci sono tante tue foto esposte. Sì. È capitato anche quest'estate, degli amici sono andati a trovarci. A un certo punto ho visto queste foto magnifiche. Devo dire che riesco avere anche questo tipo di attenzione da parte di... Poi, Gerry, mi è arrivata una citazione, ma tu che sigaro fumi? Perché tu sai che a Salerno ormai si fuma il sigaro, cioè i tabacchini... No, questa è una cosa esagerata, però mi ha fatto troppo sorridere. Raccontarla è anche imbarazzante. No, in effetti, risponda, sei di un mio amico mi ha telefonato l'altra sera e mi dice, Gerry, scusami, io avevo un problema, che succede? No, in effetti sono andato a comprarmi dei sigari, che si vede un sigaro per dei sigari da fumare qua, e questa persona sta dietro al banco e ha detto, guarda, poi vedo i sigari che si fumano già di pizza, si fumisse. Mi ha telefonato scandalizzato, Gerry, guarda, è incredibile questa cosa. Però questa dimostrazione che le persone quando vogliono bene ve lo dimostrano, ma non che lo devo dimostrare, sono liberi da ogni cosa, non c'è politica, non c'è non, non, non,
non c'è nulla che possa fermare un'emotività libera. Cioè, quando c'è un gusto, mangia mia, è mio. Allora vuol dire che qualcosa di buono lo faccio, nel senso che comunque una traccia, io non nascondo che sono, sarei un domani molto contento di lasciare qualcosa di messo alla gente. Beh, io penso che cioè, se ne parlerà per molti anni. No, però io ricordo tanti fotografi, tanti pittori delle strade del centro storico. Non lo dico in presunzione, se c'erano due anni che si è lasciato. No, sia con la nuova generazione che allora, con la vecchia. Io ho avuto la fortuna di nascere a Salerno, la sfortuna di crescere altrove e di formarmi tra Milano e Roma per 25 anni. E sì, oggi... Io voglio dire anche una cosa, che siamo in conclusione. La straordinarietà di Gerni è che dopo aver vissuto il mondo, quello diciamo del gossip, dei grandi nomi, da Paolo Bonolis alla stessa signora D'Urso e tantissimi altri, lui ha fatto una riconversione e praticamente con grande umiltà si è messo in gioco su un mestiere che in realtà probabilmente non sapeva di avere, perché in realtà tu hai aiutato tanta gente a fare foto, hai fatto tanti scoop, tante copertine, sì, sono tue. Però sì, fatte fare ad altri. Fatto fare agli altri quello che potevo fare io, ma perché ero coinvolto in altre attività, facevamo produzioni, eravamo presi da altre cose. Se avessi per un attimo avuto la sfacciataggine di avere quel cassetto prima, forse mi sarei divertito molto di più. Perché oggi quello che ho conquistato con la fotografia è una libertà, una grande libertà. La libertà di avere la pelle che si viene a pelle d'oca, la libertà di provare emozioni, qualcosa di indescrivibile. La libertà che se poi lavori con quella descrizione che ti permette di vivere, puoi fare veramente quello che vuoi. Io credo di averlo capito con egoismo negli ultimi tempi questa cosa. E infatti non c'è nessuna cosa che quando viene qualcuno mi vuole far fare, no, mi interessa, no. Se no non la voglio fare una cosa. Amici carissimi, lui è Gerry Fezza, il mio grandissimo amico. È la prima volta che viene in questa edizione del Caffè Square. Con lui abbiamo fatto tantissime cose, ma mi faceva piacere presentarvelo a due anni di collaborazione con il nostro giornale, perché comunque le più belle foto, i più bei momenti, le più grandi emozioni ce le ha fatte vivere Gerry Fezza. Andate sui social, andate su Facebook, su YouTube, trovate tantissime cose, su Instagram, e è un mondo che si apre, il mondo di Gerry Fezza. È un mondo di... Io quando... non avevo parlato tempo. Quando mi capita, io ho fatto una presentazione di 100 fotografie, 100 scatti, in teatro, e c'era lo schermo del cinema, dove ho fatto scivolare raccontando ogni fotografia in modo dinamico, non paranoico, perché poi non sono mai tutti così. 100 fotografie dei tifosi della serie di Bellissimo. Le persone sono rimaste così affascinate, ma io stesso, quando li guardavo là sopra e vedevo alcuni scatti così, ma vedendo fatti. Quando li ho fatti? Ma quando l'ho fatta, cioè. E devo dire, però io a volte quando le rivedo mi dico, io non lo so, ma come è venuto, dico, come ho fatto, perché ci sono foto che non è che mi devo autocelebrare, perché poi alla non fine, è, no, ma non senti, lo sentivo, non lo sei mai stato, me lo scrivono le persone, cioè, le attestazioni mi vengono fatte con il rispetto di quello che. Quando la foto fa cultura, siamo riusciti a parlare, io e te, 34 minuti e 16 secondi di fotografia. Wow. Solo con te io riesco a parlare di fotografia, perché riesci a rendere la fotografia innanzitutto cultura, trasformazione e sentimento, e anche dai la possibilità a chi in realtà non è nessuno. Ecco, chiudo con un aneddoto straordinario. Quando tu hai fotografato il centro storico il primo anno, c'è un signore
che andavano a vedersi nelle vetrine dei negozi. Beh, c'è stata una vetrina di un negozio prestigioso di Salerno che ha voluto mettere le mie fotografie in vetrina e devo dire è stata una cosa incredibile. Quando mi hanno chiamato per fare questa cosa, ho detto, ma veramente stai dicendo? In due negozi. E quando abbiamo messo queste foto nelle vetrine di questo negozio, si è rovuta la piazza. Ma poi è caduto discreto. No, perché poi venivo con discrezione tutti quanti a vedere, perché poi è chiaro che dici, ma come? Cioè, ma veramente hanno visto la mia fotografia del mio negozio. E poi vi dico, come ha detto lui, non è che lui le rifà le foto, sono esattamente loro. Cioè tu non ritocchi nulla, non cambi nulla. Io non uso. E forse probabilmente quello è il segreto. La realtà. Sì, io lascio, come il live. Lascio io, cerco di lasciare la più sana verità di ogni persona. C'è una fotografia che ho fatto il 21 di settembre, durante la presentazione di San Matteo. È una scena proprio incredibile. Due carabinieri col pennacchio vestiti così. Arriva il maresciallo a un certo punto e inveisce verso di uno di loro. Senti questa. Il carabiniere si volta verso di me. Stavo già piazzato, non so perché, non so come, mi trovo là. E il carabiniere, questo pennacchio in testa, il cappello così. Una spada e dire il comandante una foto che non potrò mai mettere, perché no, lo mandano a Udine, però una scena da film, stupenda, e ho delle foto che non posso neanche a volte, o per un motivo, o per un altro, o devo invitare. Vienici a trovare tutto spesso, così ci racconti le tue esperienze bellissime, poi magari con più calma facciamo vedere. Una cosa vi dico, divertitevi col vostro lavoro, se non vi divertite lasciate perdere. Perché io ho capito solo una cosa, che ho capito è che oggi io mi diverto tantissimo e prego che ognuno di noi si possa divertire col proprio lavoro, perché è una cosa che ti fa stare bene tutti i giorni. Grazie. Grazie Gianni Fezza, abbiamo concluso con il nostro Coffee Square, alla prossima.